scelto di studiare fisica perché fin da piccola sono sempre stata una persona molto curiosa, con tante domande sul perché l'universo e la natura che ci circonda funzionano in un certo modo. Domande proprio di tipo fondamentale. Ho scelto di studiare ingegneria dei materiali perché per me diventare un ingegnere ha sempre rappresentato una sorta di sfida ambiziosa, visto che storicamente, culturalmente, la parola ingegneria è sempre stata associata alla figura di un uomo e io mi sono detta, ma perché non io? Ho scelto di studiare chimica perché offre una prospettiva unica sul mondo che ci circonda e ci fornisce gli elementi chiave per comprendere i meccanismi che stanno alla base della natura e della materia in generale. Io ho studiato scienze naturali perché sin da piccola ho sempre avuto una passione e curiosità nei confronti del mondo naturale, soprattutto rispetto agli animali selvatici, e ho sempre sentito questo bisogno di contribuire in qualche modo a preservare quello che è il mondo naturale sul nostro pianeta. Nell'ambito del mio lavoro ho la fortuna di poter applicare la chimica a ambiti completamente diversi tra loro, dalla rintracciabilità dei prodotti della filiera agroalimentare fino all'ecologia animale, e questo è molto stimolante. Del mio lavoro quello che mi piace di più è andare a guardare nel piccolo le cose per capire come funzionano e per interpretare le cose poi nel grande. Mi metto al microscopio, osservo un metallo e vedo come è fatto, e questo mi aiuta a capire perché si comporta così. Nel mio lavoro da ricercatrice mi occupo di sviluppare dispositivi quantistici superconduttivi, come quelli che vedete qua, sia per esperimenti di fisica fondamentale che per applicazioni innovative. Quello che mi piace del mio lavoro è che ogni giorno c'è qualcosa di nuovo, una nuova sfida, un nuovo problema da risolvere, un nuovo esperimento, e ho anche la libertà di provare idee e soluzioni nuove che magari nessuno ha mai provato prima. Il mio lavoro mi piace molto perché non si smette mai di imparare e anche perché ci sono tante sfide, spesso anche difficili da risolvere, ma soprattutto perché ho l'opportunità di studiare le specie animali nel loro ambiente naturale. Alle ragazze consiglio di studiare una materia come la mia perché prima di tutto stimola la curiosità e poi non ci si annoia mai. Quando si scopre qualcosa di nuovo è come aprire delle porte su delle stanze sconosciute, e questa è una cosa bellissima. Io consiglierei a tutti questo tipo di percorso, anche se non è un percorso semplice, soprattutto a chi ha passione. Perché in un mondo in cui il sistema mira a fare soldi, anche distruggendo quello che è il mondo naturale, quello che ci resta di natura intorno a noi, più persone si dedicano a questo ambito e più persone si dedicano al suo studio e meglio è. Consiglio alle giovani ricercatrici di studiare chimica perché è una materia talmente versatile che può essere applicata in ambiti scientifici, ma non solo, completamente diversi tra loro, e questo apre a prospettive di carriera innumerevoli e molto diverse. Consiglierei di studiare fisica a una ragazza per lo stesso identico motivo per cui lo consiglierei a un ragazzo. Infatti, per studiare fisica, dal mio punto di vista, ci sono solo due requisiti: tanta curiosità e determinazione nel proprio studio.